In partita la serie unica di 400 ostacoli a lieve, in seconda Fiora Alice, in terza Gammarota Federica e in quarta Porceddu Valentina. Il miglior accredito è di Porceddu Valentina dell'Atletico Rotondo con 1.05.4. Valentina Porceddu, classe 2001, quindi al secondo anno della categoria lieve, subito in testa nettamente e quasi alla fine del rettilineo opposto a quello di arrivo. Facciamo quindi un applauso, vediamo la Porceddu Valentina che è all'ultima barriera. Dietro abbiamo l'atleta del liceo Giancurto Potenza, Fiore Alice, che si porta in seconda posizione, quindi 1.06.46, il tempo ufficioso di Porceddu Valentina. Ed eccolo qui partita la gara, attenzione a Russo in corsia 3, ad Atif in corsia 2. Atif viene primo anno di categoria, tra l'altro protagonista lo scorso anno, medaglia nei 300 ostacoli a classe campionati italiani cadetti. Antonio Dell'Aquila invece protagonista nel salto in lungo, ed è proprio Russo in questo momento ad avere, dopo il bel exploit di ieri sui 400 piani. Ancora tre barriere per Federico, buono anche il crono. E fate sentire l'applauso per questo finale con il recupero anche di Atif per la casa dei Bari. Federico Russo, molto bene, dovrebbe essere sotto il minuto e lo è, 58.53, gran tempo anche per lui, 1.01.52 invece tra Conte e Atif. Per la... Bene, partite. A voi la prima delle tre serie di 200 metri allieve. Cassini, Amoruso, Todisco, Demitri, Moscatelli e Tavoletti. Subito Todisco, Antonella in terza corsia che si fa avanti, seguita da Demitri, Francesca e Amoruso, Virginia. Facciamo un applauso a queste grandissime atlete, davvero un 200 metri di altissimo livello di categoria allieve. Abbiamo l'atleta in terza corsia che va a vincere, si tratta appunto di Todisco Antonella con un... Riconosciamo la casacca azzurra dell'altra atletica di Loco Rotondo e quella rossa del CUS Bari, quindi dovremmo avere le atlete Basile, Russo e Spadavecchia, esattamente quarta, quinta e sesta corsia, quindi l'atleta Basile Sara, classe 2001, allieva che si aggiudica quindi questa seconda serie, vedremo se farà anche il suo personale. Molte atlete sono senza credito, l'unico credito è di Caputo Rossella con 30.55. Molto solerte l'atleta dell'altra atletica Loco Rotondo in seconda corsia. Quindi dovrebbe trattarsi di Irlando Elena, classe 2002, primo anno di categoria, ma c'è anche l'atleta in sesta, Pace Ibi Michel della Fiamma Olimpia Palo, ma vince l'atleta di Loco Rotondo con un ufficioso 28.81 che dovrebbe essere il suo nuovo personale. Ed ecco qui partita la gara, andiamo subito a seguire bene ancora le distanze, ovviamente adesso si appiattiscono, eccoli qua, facciamo sentire l'applauso, facciamolo sentire la parte bella vista di questi protagonisti del 200, bene Francesco Boraccino, bene anche Petroni in questa fase di rallo, Boraccino e chiude in 23.13 ufficiosi. Ed ecco qui partita anche questa gara, sono solo in 4 rispetto ai 6 che avevamo annunciato. Allora seguiamo ovviamente Ressa, eccolo qui Gianluca Ressa, facciamo sentire l'applauso anche con Vecchio, eccoli qua protagonisti entrambi, Vecchio, Ressa, però dovrebbe essere Giovanni Vecchio, occhio al ritorno di Ressa sul finale, e se è una con Vecchio che chiude 23.82 ufficiosi. E allora seguiamo questa terza serie, solo tre gli atleti al via,
Facciamo sentire però l'applauso, eccolo qui per l'atleta, dovrebbe essere Gioele Ferrari, mentre ritorna in corsia centrale Davide Nacci, va bene Gioele Ferrari in questo momento, e Gioele Ferrari va a chiudere la sua serie in 25-12 ufficiosi. E seguiamo questa serie numero 4. Molto bene proprio Giulio Grandolfo in maglia celeste dell'Adelaide Privia, facciamo sentire come sempre l'apporto del pubblico, l'applauso in questo finale, molto bene anche la distanza rispetto ai suoi competitors in questa serie. Allora Giulio Grandolfo molto bene in 23-91, molto bene da prima serie ufficialmente. Partita la gara degli 800 nel frattempo. Adesso seguiamo anche la pedana di Davide Barone. Sono il portiere campanella, ho fatto 2-3, quindi è male. E anche questo dovrebbe essere abbondantemente sopra i 6. Per Barone. Adesso Catello ad Enex Privia, mentre tra un po' transiteranno le atlete degli 800 metri allieve, tra le protagoniste Marsella, Mucciaccia, Luperti. Allora le vedremo tra un po', anzi eccole lì, facciamo sentire l'applauso per le protagoniste di questi 800 metri con Mucciaccia in calotta bianca dell'Academy e Martina Marsella in maglia azzurra dell'altra atletica Locorotondo. Eccolo qui il passaggio, 400 metri, poi Elena Sasso, Luperti e Gentile Vittoria. Allora Lulu per Marco Catello, adesso Gabriele Bagno, Polisportiva BPP in pedana. 200 metri alla fine, nel frattempo degli 800, ancora accoppiate Marsella e Mucciaccia. Se la giocheranno a questo punto negli ultimi 100 metri, ancora un nullo nel frattempo della pedana del lungo. E allora eccole qua, pronte per l'applauso lungo che accoglierà le due protagoniste con Mucciaccia che allunga proprio nel rettilineo finale. Allora fate sentire per questo bel finale l'applauso del Bella Vista. Eccola qui Alessia Mucciaccia con Martina Marsella che insegue, ma è a questo punto Mucciaccia che completa. Arrivi ancora negli 800, fate sentire gli applausi anche per queste altre protagoniste degli 800 piani allieve, eccole qua che arrivano. Partita, la prima serie dei metri 800 allievi. Abbiamo in gara Librale Francesco, Romano Giovanni, Altomare Giuseppe, Calabrese Michele, Angiuli Domenico, Gadaleta Samuele Paolo, Santoro Luigi, Pancake Omar e Perrone Giovanni. Abbiamo subito in testa Romano Giovanni e Gadaleta Samuele, gli atleti gare migliori accrediti, Santoro Luigi. Mi correggo, quindi in testa in questo momento Gadaleta Samuele, dopo abbiamo Santoro Luigi, in terza posizione abbiamo Perrone Giovanni. Salutiamo gli atleti in questo doppio giro di pista, la transito davanti al rettilineo, tra poco sentiremo il classico suono di campana, vediamo anche Librale che dalla terza corsia cerca di avanzare, gli atleti non leggiamo il cronometraggio, quindi gara sembra abbastanza tattica. In questo momento è Gadaleta che ha il tempo migliore,
atleta in grado di scendere sotto i 2 minuti lo scorso anno. Ieri ha fatto la gara delle siepi in solitaria con un ottimo 6:28, Gadaleta 2001, e la sua classe al secondo anno di categoria dell'Alex Pia di Molfetta. Tiene ancora solerte l'andatura, dietro di lui Santoro Luigi, e quindi abbiamo poi Librale e Perrone che cercano di mantenere la scia di questi due atleti, e poi abbiamo Calabrese Michele del Club Atletico Potenza che completa questo quintetto. Gara davvero interessante, Calabrese che adesso passa in quarta posizione, e vediamo che l'atleta Santoro va ad affiancare Gadaleta. Vediamo se chi potrà riuscire a prevalere sull'altro. Ancora volata di Santoro, Gadaleta cerca di tenere il passo, ma è Santoro quindi che va ad aggiudicarsi la gara con un tempo ufficioso di 2:01:97. Gara sicuramente molto tattica, davvero molto combattuta, davvero bellissima gara da parte di questi allievi. È partita questa seconda serie degli 800 metri allievi. Abbiamo Papagni Mauro, Parata Alberto, Notar Nicola Paolo, Barbaro Filippo, Casoli Alessandro, Piccinino Giuseppe, Fusiello Lorenzo Pio, Soldo Giovanni e Mileo Mattia. Vediamo la divisa rossa dell'OS Foggia, quindi dovrebbe trattarsi di Casoli Alessandro. Nettamente in testa, che si presenta quindi in solitario, quindi ai 300 metri, adesso fra poco vedremo il tempo di passaggio, intanto abbiamo già avuto i risultati della serie precedente, quindi fra poco vi leggeremo appunto i tempi che sono stati dati. Ricordiamo serie vinta da Santoro Luigi da Academy Bari, passaggio intorno a 58:06 ufficioso per caso di Alessandro, seconda posizione nel gruppo per l'atleta della Polisportiva Popolare Pugliese Parata Alberto. Quindi ancora gara in solitario per Casoli Alessandro dell'US Foggia. In seconda posizione c'è l'atleta di Acquaviva, si tratta di Barbaro Filippo che si porta in seconda posizione. Adesso viene sopravanzato nuovamente dall'atleta Parata Alberto. Vediamo, dovrebbe trattarsi di un buon crono quello di Casoli Alessandro, che avrebbe probabilmente meritato di stare nella prima serie. Facciamo un applauso a questo ragazzo classe 2001 dell'OS Foggia, quindi punti importanti per la sua società ai fini della CDS, quindi il suo crono ufficioso è di 2:06:26. Secondo posto per l'atleta della Popolare Pugliese, 2:12:59 il suo ufficioso, si tratta di Parata Alberto. Terzo posto per Barbaro Filippo dell'Atletica Amatori Acquaviva. Sarà una serie unica assoluta con i 3.000 metri assoluti maschili e 3.000 assoluti femminili. Al termine di questa serie unica gareggeranno i 3.000 metri allievi. Quindi ripeto, è stata fatta un'inversione, anzi un tendenziale anticipo della gara dei 3.000 metri assoluti maschili, che vengono accorpati ai 3.000 assoluti femminili, quindi prima questa serie e poi subito dopo appunto i 3.000 metri allievi. Siamo agli ultimi salti, il migliore invece sarà l'ultimo. Eccole qua, le protagoniste dei 3.000. Facciamo sentire un applauso a queste tre atlete che sono ancora in gruppo con Masella che ha qualche metro di vantaggio. Adesso sarà il transito quindi di Corato e Porcelluzzi. Carla passa l'acqua a SD New Athletic Project 11:07. Chili ha lanciato 16:69. Abbiamo già detto in cronaca un record datato 1982. Brava! Anche questo non sembra male, mettiamo la misura anche di questo.
questa gara, ora giro. Dava del peso, ah! E questo sembra bello, questo sembra bello lungo, adesso capiremo anche il volto però di Carmelo, non ci conforta. 3 metri. Facciamoli sentire un applauso anche per questi atleti dei 3000 metri allievi under 18, sono in gara per assegnare i punti. Giorgio Sacco. Invitiamo gli atleti della staffetta 4x4 a presentarsi alla partenza, non c'è corrum per la 4x4, atleta accreditato di 9-19, eccolo qui, lo insegue per l'amatori cisternino. Andrea Palumbo, 9-27 di personale, siamo a 3 giri dalla fine. 800 metri al termine, Palumbo che lo insegue a Roselli, suona la campana per lui, ultimo giro, 400 metri al termine per lui, mentre Palumbo è un po' più distante, 2 giri invece per gli atleti che hanno transfer in questo momento. Eccolo qui Palumbo, anche per lui ultimo giro, campana. Vai Cristian!
lungo dell'atleta dello sprint Barletta, Francesco Corcella. 9.19, attenzione che chiude molto bene, 9.01.79, gran bel tempo davvero per questo atleta, classe 2001, secondo anno di categoria, davvero bene Roselli, 9.01 e spicci. Ultima chiamata per la 4x4, ultima chiamata, staffetta 4x4 alla partenza. Ritorno per l'atleta Cappelluti dell'Amatore Acquaviva che va sull'ultimo rettilineo. Salto in lungo assoluto uomini in pedana. Questa frazione prima dei 400 piani, tutta da fare in corsia, e andiamo a seguire molto bene subito Giovanni Perrone, tra l'altro uno dei protagonisti del mezzofondo, quindi protagonista anche in quel senso, bene in questa fase anche Giuseppe Malcanci dell'Atenex Privia, che sembra qualche metro in vantaggio rispetto agli altri, infatti sta riducendo il decalage anche su Giuseppe Colì, regge ancora molto bene Giovanni Perrone, ripeto, saranno qui i protagonisti. Fate sentire l'applauso per questa prima frazione con il cambio in corsia, e allora ancora bene per Perrone che mantiene le forze e che sarà sicuramente il primo a cambiare, ma cambio simultaneo tra Aden e Cisternino, poi bene anche l'Academy, bene giovane 3 di Bari in potenza, e poi a questo punto anche cambio per la futura Athletic Team Apulia che ha qualche metro di svantaggio rispetto agli altri. Andiamo a seguire adesso alla chiusura quando si tornerà tutti in prima, eccolo qua Cisternino veloce con Fabio Crocetta, con Gadaleta, ma ritorna il protagonista dei 400, ovvero Russo Federico, ieri 51, infatti sta facendo una ottima cavalcata per raggiungere Cisternino, bene giovane atleta in questa fase, continua Federico Russo ad essere protagonista, fate sentire ancora l'applauso, Kefi con l'Academy, Atif Imad ad la seconda posizione, Gadaleta in quasi terza, giovane atleti con Barone, quindi Academy Cisternino e Aden Exprivia potenza, quindi adesso è il turno per la futura Athletic Team Apulia, ancora qualche metro di svantaggio, Davide Barone a comandare in questo momento questa 4x4, Cisternino Academy Aden per la seconda posizione. Sta rientrando proprio la futura Athletic Team con Sfregola, poi Davide Barone adesso le mette, iniziano con Conte, siamo per l'ultima frazione, ancora un applauso, fate sentire il tifo per questi protagonisti, Davide Barone che mantiene la testa della gara e darà a Giorgio Lattanzio seconda posizione, attenzione all'Academy con Santoro, attenzione naturalmente con una serie di protagonisti, quindi Aden sfida fra potenza con la futura Athletic, ottimo rincorre di Sfregola che dà allo Russo, allora sarà gara a due, mentre ovviamente il tempo vede Lattanzio in testa, attenzione tra Cisternino e Academy per la seconda posizione, poi Aden e Exprivia, sta rientrando anche la futura Athletic Team Apulia un po' più distante ovviamente, poi potenza, ma ancora Giorgio Lattanzio con Cisternino e Academy per questo finale, attenzione che rientra proprio l'Academy, allora attenzione che sarà un bel finale, sarà un grande finale, davvero tutti i protagonisti, fate sentire il tifo, Santoro per l'Academy e va a vincere molto bene fino alla fine con Giorgio Lattanzio, e c'è l'Academy vince davanti alla formazione del Giovane di Bari, poi Cisternino, Exprivia, futura Athletic Team Apulia e Potenza che chiude le fatiche.